Ho avuto un problema, sono un po' fortunato a un piede, faccio fatica a camminare, ho fatto fatica anche a venire in ufficio oggi. So che sarebbe stato bello incontrare molte belle persone che ci sono lì, che vedo praticamente una volta all'anno con l'occasione di Osmo. La presentazione è Switch to Osmo, come perché? Questo qua è la mia timeline, perché mappe trappole, casi famosi di migrazione, soluzioni client server e altri servizi routing viaggiatori. Penso sia superfluo dire switch to Osmo, cosa voglio dire in questo contesto qua, però Osmo sta OpenStreetMap e lo switch è perché passare a OpenStreetMap. Perché? Perché è molto semplice. Ultimamente tante persone stanno vedendo questa immagine di Google Maps, for the Lost and Park Ozzolli, sta apparendo un po' ovunque, questo anche perché la mappa di Google, come sappiamo tutti, è una delle più utilizzate in ambito commerciale, sono sempre più realtà che ne fanno uso. E sempre più persone, vedendo questo messaggio, facendo un ragionamento molto molto stupido, nel momento di pagare, dicono no, devo passare, devo cambiare, devo assolutamente cambiare, senza fare, chiedersi esattamente perché dovrebbe farlo. Perché spesso il ragionamento è open uguale free, free uguale gratis, e quindi tutto ciò che è free sarà gratuito, e quindi passo a un'alternativa. Bene, è molto importante, quando parliamo con queste persone, ricordare che OpenStreetMap non è un'alternativa a Google Maps. Quello che andiamo a cercare dentro Google Maps non lo troviamo sempre in OpenStreetMap. OpenStreetMap è tutt'altra cosa. OpenStreetMap è questo. È un database. È un progetto partecipativo, dove tante persone raccolgono dati. Questi dati poi sono open data e possono essere utilizzati per qualsiasi scopo. Ma è quello il punto principale di OpenStreetMap. Dopo, da questa banca dati, nascono tantissime applicazioni periferiche, che sono già anche in parte state raccontate prima, che non fanno altro che fornire dei servizi con cui possiamo replicare alcuni dei servizi che offre Google Maps e anche dei servizi oltre a questi. Quindi cercare dentro OpenStreetMap la soluzione di Google Maps è, secondo me, è sbagliato. Io parto sempre dall'idea che ci sono persone che hanno tempo e persone che hanno soldi. Chi ha soldi paga, chi ha tempo si fa le cose per i fatti suoi. Può decidere di farlo con tanti strumenti, e il mondo del software libero, il mondo del software open source, il mondo delle comunità aperte offre sempre tantissime alternative che permettono di creare sempre più innovazione. Questo qua è quello che sta accadendo ora all'interno di OpenStreetMap, giusto per far capire che non è un sistema morto, è un sistema vivo. Quando andiamo a prendere una mappa di OpenStreetMap, uno dei grandi vantaggi è quello che l'abbiamo sempre aggiornata. L'immagine che state vedendo in realtà non è una GIF animata, però questo secondo me è il vero significato di quando parliamo di OpenStreetMap. Pensare che 2 minuti fa c'è stato qualcuno che ha dedicato il suo tempo per migliorare la mappa del mondo, per dare dei dati che tutte le persone possono migliorare, possono utilizzare, per creare quello che è un bene comune. Che OpenStreetMap ha ragionato soprattutto in quest'ottica, che è un bene comune, no, che è l'alternativa di Google Maps. Usciamo da questa logica, come dire, LibreOffice, l'alternativa Microsoft Office, OpenStreetMap, l'alternativa Google Maps. Sbagliato. Siamo nella direzione sbagliata. Poi sicuramente è un problema nostro, noi della comunità di OpenStreetMap, riuscire a trovare il modo migliore per comunicare tutto ciò. Non sempre è facile, però possiamo giocare quando accadono queste cose, quando accade che la mappa di Google diventa a pagamento. Ecco qua allora quello che si può fare quando abbiamo i dati aperti. Sappiamo che questa parte qua è altra, il modo in cui le persone raccolgono i dati in maniera più bizzarra, dal utilizzare le applicazioni per smartphone, conoscenza locale o anche da quello che accade nel termine di uno scontrino fiscale che contiene comunque informazioni molto interessanti, portarle poi all'interno della piattaforma, e da qui abbiamo mille modi per rappresentarlo, le classiche mappe, i dati disponibili, oggetti, mappe per persone non vedenti, eccetera. E qui abbiamo una serie di aziende, alcune non prese quelle un po' più significative, ma ce ne sono talmente tante, che hanno deciso di fare lo switch a OpenStreetMap. Se andiamo a vedere sul Foursquare e andiamo a guardare in basso, a un certo punto troviamo scritto Parameters Copyright Mapbox, Copyright OpenStreetMap. Andiamo a vedere su TripAdvisor e troviamo ancora OpenStreetMap. E non sono solo questi, sono sempre di più le persone, le aziende, le realtà che stanno decidendo di utilizzare l'app di OpenStreetMap perché la loro mappa, in cui sono tanti. Uno è okay, a pagamento, ma volete dirmi che TripAdvisor o Foursquare non possono pagare Google Maps? Sì, lo possono fare. La differenza è che quella mappa la posso decidere io. Posso io decidere cosa appare, perché sono insieme dei dati, posso decidere che accade e non fare entrare altri competitor da fuori. Abbiamo anche un caso molto, molto interessante, tutto italiano, che però viene ricaduto anche a livello internazionale, essendo un'azienda che lavora anche al di fuori del confine italiano, di immobiliare.it. Dove qui si fanno anche delle cose molto più interessanti rispetto a quello che
che è usare la mappa, si farebbe molto più interessante, che sono quelle anche di partecipare in maniera attiva allo sviluppo del TypeScript. Tanto qua mi ricordo quando si è saputo che il luminare conflitto usava l'arte del TypeScript, qualcuno ha iniziato a dire, ma questi qua stanno usando altre arti, mi stanno utilizzando, stanno creando il loro sistema di rendere, mi stanno creando nuove sincronizzazioni, eccetera, ma soprattutto stanno verificando i dati, anche le tracce. Se da qualche parte mancano informazioni sul caso, potremmo iniziare a leggere il luminare conflitto delle informazioni, e probabilmente per grandi clienti cominceranno anche loro a studiare i dati, perché esattamente quello che fanno un leader.it, se manca il dato, lo inseriscono e lo vanno a migliorare. Abbiamo applicato questo qua del GBU, più che altro mi interessava il fatto che c'è anche un po' di confusione, perché non so se riuscite a leggere, ma parla di dati provenuti da un'immagine provenuta, ma questo OpenStreetMap i dati in CCBSA, ma su questo solo loro perché c'è poco tempo. Parlando invece di altri attori dell'ecosistema OpenStreetMap, questi sono nomi abbastanza importanti, sicuramente la comunità di OpenStreetMap li conosce perché Mapbox ormai è diventato un fatto, porta molte innovazioni, anche nel mondo dei GIS stessi sta portando molte cose nuove. PenNav, per chi non lo conoscesse, ha mangiato la parola da solo, NAV, navigatore, fa capire che comunque sono due player, Mapbox e PenNav, che hanno molto interesse sulle mappe, ma questi qua, Microsoft, Apple, Facebook, questi qua sono player molto importanti, sono diventati anche loro parte integrante dell'ecosistema OpenStreetMap. Le ragioni sono semplici, l'ho nominate anche prima. Nel momento che uso una mappa da terzi, soprattutto nel caso di Facebook, il terzo può decidere cosa c'è sulla mappa e può decidere quindi usare il mio strumento per veicolare altre informazioni e mi devo distinguere sul mercato. Poi ho anche un altro problema, quello della copertura dei dati. Vuole creare qualcosa che copra tutto il mondo, qui parliamo di multinazionali, dove qualcosa che lo copre veramente, e mettere insieme dati non è facile. E guardiamo il caso quello più eclatante, che è quello di Facebook. Andate su Facebook e cercate il posto dove siete ora, vedete qua l'animazione, il luogo botanico di Padova, avete la mappa, premete sulla mappa e se andate a chiedere le informazioni sulla mappa che trovate nell'angolo destra, vi apparirà quello che dovete avere. Le informazioni sulle mappe legali, e vedete che abbiamo i dati che vengono da OpenStreetMap. Curioso, no? Pensare che il nostro lavoro di comunità può venire anche valorizzato in questo modo. E come sta facendo Facebook? Facebook, è, appunto, dovendo crearsi delle mappe proprie, ha iniziato a guardarsi intorno, a raccogliere dati, come avete visto prima, tra le provider c'è anche io, e ha detto, beh, compriamo, ma arrivano un punto alla Thailandia, dove la copertura dei dati non c'è. Ed è difficile trovare anche dati invece a disposizione di qualche amministrazione. Quindi decidono di fare un lavoro molto importante, guardano per scritto dove c'era qualcosa e decidono di acquistare foto aeree da Digital Globe. Comprano le foto aeree e da lì decidono di estrarre le informazioni. Lo fanno come? Attraverso sistemi di intelligenza artificiale, vedete, machine learning o prediction, che vengono addestrati con cosa? Con i dati di open scritto. Da lì, praticamente, addestrando il sistema riconosce dalle foto aeree alcune informazioni importanti come strade, fiumi, edifici e creano la prima base di dati grezzi. Questa parte di dati grezzi, utilizzando un tool fatto da Apple, vanno verificati se questi dati sono coerenti fra di loro. Si parla di concetti molto semplici, un grafo stradale, che è una strada deve essere connessa. Una volta che vengono fuori queste informazioni, cancellano per inutile, passa un gruppo di persone, vedete qua, human editing, un gruppo di persone pagate da Facebook, che non fanno altro che andare a correggere questi dati e sottometterli a OpenStreetMap. Poi succede un altro problema, ok, abbiamo inserito il nome della strada, come si chiama? Chi è che può saperlo meglio delle persone che ci vivono? Chi è che può saperlo meglio degli utenti di Facebook? Che quando sono lì, Facebook li mangia questa domanda. Perché se mi dicono che ci sono questa strada, o mi confermi il nome di questa strada, questa qui, e con calma questa banca dati viene arricchita sempre di tutta parte di Facebook stessa verso la comunità. E restituita. Questa è virtù della comunità di OpenStreetMap. Quindi, partecipare a OpenStreetMap è fare un giudizio OpenStreetMap non è soltanto usare gli strumenti, è anche diventare parte integrante, ma soprattutto poi, quando sono andato sul pratico, è come gli strumenti posso usare. Bene, uno degli strumenti, prima di tutto, è voler avere una mappa. Per fare una mappa bisogna includere un timemap service, un sistema che mi manda delle mappe online, e abbiamo vari strumenti open source, per i più famosi sono OpenLayer e Leaflet, e qui mi piace, e allo stesso tempo mi dispiace dirlo, chi vuole fare lo switch da Google Maps a OpenStreetMap deve anche prendere in considerazione il fatto che dovrà usare anche delle API diverse, delle librerie diverse, per cambiare quelle componenti che da Google permettono di trovare Google e da iniziare a generare mappe.
Se poi però il passaggio è qualcosa di più che bisogna creare noi, un TMS esattamente come hanno fatto i vari immobiliari.it, i vari Mapbox, i vari Facebook, e qui allora bisogna raccogliere la timetri per costruirci noi il nostro sistema di tag e andarlo a distribuire. Ci sono vari strumenti per farlo, e su questi sono alcuni automatici. Mi raccomando, attenzione a una cosa: se andiamo a utilizzare il sistema di tag, andiamo a vedere anche i termini di uso, perché molte persone pensano che è gratuito. Uno dice ok, prendiamo le tag di OpenStreetMap, ma non è proprio così. Le tag di OpenStreetMap hanno una loro policy molto precisa che potrebbe portarvi alla chiusura di questo. Per questo che conviene spesso andarsi a creare un sistema di tag o comprarlo da parte terzi, come fa Mapbox. Quindi questa è un'attenzione a cui non del tutto è libero, non del tutto è gratuito, e bisogna stare sempre molto attenti. Un grande attore di questo all'inizio è stato Geocaching. Geocaching, questo sito dove si c'è questa caccia al tesoro partecipata, allora avevano le loro hanno iniziato a usare OpenStreetMap dal sito OpenStreetMap.org, e dopo un po', avendo un grande successo, gli apparivano questi messaggi che non potevano utilizzare le tag. Allora hanno deciso di passare a Google. Adesso poi Google è diventato a pagamento, hanno fatto due conti e hanno deciso loro di creare il loro sistema di tag. Come vedete, i sistemi di tag ci sono tanti, volete crearne uno voi. Ci sono tanti strumenti per farlo, quello che consiglio è questo Open Tag Server, dove praticamente con una script fa tutto. Prende tutte le parti necessarie, il database body, il post, il mapping per farlo da rendering, un sistema per importare l'SMTP, SQL, i dati di Postgres, dalla presentazione alla distribuzione. Lo fa con un solo click, chiaramente avete bisogno di caricare i dati. Una volta che però voi volete creare il vostro personale modo di creare la mappa della rappresentazione, potete giocare con il CAD CSS, che è un sistema che piace sempre di più anche ai designer, che viene molto breve, perché attraverso degli stili molto simili al linguaggio CSS della HTML permettono quindi di definire le varie rappresentazioni, quindi creare voi la mappa, scegliere voi quello che sarà. Sistema di geocoding, questo se vogliamo è uno dei tasti dolenti all'interno di OpenStreetMap, perché è una delle cose più richieste in assoluto avere un sistema di geocoder, qualcosa da cui io prendo, interno e restituisco informazioni. Ci sono vari sistemi, come vedete Nominatim è quello integrato in OpenStreetMap, Photon è quello usato dall'azienda Fomut, Pelias è quello su cui io al momento consiglio di concentrarsi, anche perché come vedete è diventato parte integrante della Linux Foundation e permette di fare delle query molto più precise, molto più vicine a quello che riesce a fare Google. Perché è brutto da dire, ma la realtà è questa: il vantaggio principale di un geocoder non è tanto il fatto di avere una banca dati aggiornata, che questo non per strip non c'è, anche se sappiamo bene che su alcune cose tipo numeri civici siamo un po' indietro, ma il fatto di avere qualcosa che riesce a dire bisogno uguali ai vari termini, qualcosa che mi suggerisce, qualcosa che dice se ho scritto il nome sbagliato, me lo corregge e mi riesce anche a dare delle altre cose. Il vantaggio qua che abbiamo in OpenStreetMap è che spesso sui nomi che andiamo a inserire possiamo anche inserire nomi locali, ad esempio ci sono tante città che hanno mappiato conti di un nome e lì grazie a questi geocoder basati su OpenStreetMap abbiamo anche questo arricchimento. Soltanto che un geocoder ha questo compito importante, tra questi dal mio punto di vista Pelias è quello che al momento riesce a disambiguare meglio le informazioni. È stato un progetto di Mapp, questo azienda è chiuso, però come vedete al momento la Linux Foundation ha deciso di investire. Possiamo usare Pelias attraverso il sito geocode.earth, oppure, secondo noi in quel modo lì, andando semplicemente a pagare, a installarci, Pelias per i fatti nostri, ci sono vari modi per farlo. Altra cosa che poi spesso richiesta quando facciamo lo switch a OpenStreetMap sono sistemi di routing, e come vedete qua c'è l'imbarazzo della scelta. OSRM è uno di quelli di maggior successo tra i percorsi principali e lo fa anche dimmi? Dimmi adesso concludo. Sì, e praticamente OSRM lo fa anche facendo uso di dati di modelli digitali a 3D. Abbiamo sistemi come GraphConfer o Forum Service che lo fa anche, come potete vedere, attraverso e chi va in carrozzella, ma soprattutto OpenStreetMap lo fa in un trasporto multimodale, fa sottomesso quello che sta offrendo adesso la regione Sardegna, perché ha integrato OpenStreetMap e permette di fare questi percorsi di routing multimodali con aereo, barca, eccetera, da percorsi sempre più lontani. Quindi in conclusione, perché passare OpenStreetMap? Ma intanto ricordiamoci che free as speech, no free as beer, quindi stiamo facendo qualcosa che è veramente libero.
stiamo partecipando a un commons, va bene, comune ciascuno di voi può essere protagonista. Se volete cominciare a fare questo switch open Friedman, guardare le pagine wiki, informarsi sul sito web di questa torre che è SwitchForm e tenersi aggiornati su wikiosmo.org, che è un sito dove ogni giorno, ogni settimana avete informazioni su quello che sta accadendo e scoprite sempre cose molto più interessanti. Qua sono i miei contatti se avete bisogno di parlarmi, mi spiace non essere lì. Spero che insomma, se sono domande comunque sono qua, ditemi voi, se è necessario. Grazie Maurizio, per motivi di tempo credo che dobbiamo sopprimere eventuali domande.